Senti, è il nome che porta sfiga. È proprio un nome, R1. Chiamano T. T per Trider, che è R-I. R-I, la I sembra un 1, quindi tra... Perfetto. Bro. Come sta andando, Val? Ho preso la classe, non solo col... Sì. Come sta andando sulla neve? Ho chiesto a mia madre che non la vedo da 1 o 2 settimane. Ciao, come va? Da tanto che non ti sento. Visualizzo senza risposta. Ok. Immagino sia un no. Non vedo attraverso le piste, no. Lancia delle palline a qualcuno. Possibilmente si scia. Questo mi pre... Grazie che ti sei bloccato. Andolti il cazzo. E tu vuoi sciare? Mai. Te l'ho già detto, non mi piace. Dopo golfi con noi. Ah, senti golfi. Ma te non hai provato snowboard? Eh sì, ho detto mi fa cagare, mi faceva cagare. E ho detto no, mai più. È proprio noioso. Arrivo in cima alle piste e ogni volta aspetto, scendo. Ok, arrivo in fondo alla pista e dico wow, che divertimento. Torno su, mi posiziono, mi faccio una sedia di neve e mi siedo lì. E non mi muovo più. Perché è la stessa cosa ma ripetuta, che due palle. Cioè non ci sono variabili. Se fai, devi fare sempre la stessa pista, non ci sono variabili. Passo un pochino più a destra invece che passare a sinistra. Va bene. È noioso, è noioso. Non l'ho ucciso, che fastidio. Cosa sto sviluppando gli zii umani? Ma è riverso dall'uscita? Sì, ma comunque è sempre sta roba. Gli amici. Non ho capito. C'ero andato con l'ex. Dopo due piste c'era lei, a lei piace. Io alla fine mi ero appunto veramente fatto una sedia di neve, mi ero seduto lì. E avevo iniziato a litigare in mezzo alla pista. Lasciando, vabbè, sguardi di tutti. Guarda. Però... È proprio noioso. Come... Scusami. No. Motivazione sua. Ma è divertente insieme. Sciamo, ci facciamo gli scherzetti. Cosa faccio gli scherzetti? Mi tolgo lo snowboard e te lo tiro in testa? Cosa devo fare come scherzetto? Dai, per favore. Sono i migliori.
Anche il mare. Fa cagare anche il mare, infatti. Cioè, allora, finché vai al mare e non fai un cazzo, è noioso, perché sembra la stessa roba. Se tu vai a nuotare, ok, già è diverso, perdonatemi. Se tu vai a nuotare ci sono 39 stili diversi, modi, cambi. Vai a giocare a basket, ci sono variabili con gli altri giocatori. Vai a fare snowboard o sci, cosa cambia? È sempre la stessa identica roba. Cioè, va bene, cambio pista. Va bene, ho cambiato pista. E adesso la rifaccio identica. Devo trovarne un'altra ancora. Buonanotte, cari. 800 diverse. Ok. Fatele tutte 800, però. In una giornata fate tutte 800. Cioè, veramente devi fare così per trovare della variabile. Ho sbagliato. Aiuto? C'è quel tronco che mi dà un fastidio incredibile. Cazzo di lampione. Niente, facciamo un PB1. La smettiamo con sti cazzo di lampioni che sono ovunque! Cristo Dio! Rompi questo. Anche questo. Fastidio PB1 qua, mi passo? Mi irrita, mi irrita proprio. La rifai? Sì, ma la rifai 2 o 3 volte. Cioè, a me il nuoto cagava il cazzo per... Cioè, è divertente perché appunto cambiavi stile. Ma quando poi ci diceva, c'era cioè l'istruttore che ci diceva, fate 50 vasche con questo stile qua. Dopo 20, dicevo basta, era proprio noioso. Oh no, ho premuto. Ok. Cioè, era veramente la stessa roba che si ripeteva. Cioè, è lo strano me, è lo stesso motivo per cui mi rompono i coglioni le Noit. Se una Noit restare troppe volte, vedi la Vanilla Lossis, mi cago il cazzo e non la faccio più. E Sekiro sta facendo la stessa identica fine.
A meno che non siano hit strane, dove non ci sono cicli, sempre gli stessi cicli, magari con poco danno, con qualcosa di strano, armi strane. In quel caso mi diverte perché appunto cambia ogni volta. Ma una hit normale dove c'è sempre la stessa cosa in croce, è una rottura di coglioni. Per motivi diversi. Possiamo finirle entrambe entro maggio? Dai, che cosa? Perché? Ok. Becco di uscire. Andiamo. Val, perché ti piace sciare? Vai. Voglio sentire la tua motivazione. Ti piace il vento tra i capelli? Vai col casco, immagino, quindi manco quello. Ti piace la neve? Vai con le ciaspole. Fatti una camminata sulle ciaspole. Oh, questa svozza, forse mi ha risposto. Oh no. Ok. No, non lo voglio dire, startare. Dove sto andando? Comunque questa cosa dell'R1, R2, L1, quello che gran cazzo è. Perché non lo pensi l'ho risolta? Non lo so. Mi è venuta in mente perché dato che non posso premere L2 altrimenti inizia a impazzire. Dicevo, E i miei... White! Hai fatto l'esame, giusto? Cioè, white? White. Non c'ho Gigastone come mod, credo. Forse l'ho messa. Yep. Fatto l'esame? Com'è andato? Per te. Non credo abbiano già dato gli esiti, quindi com'è andato a tuo avviso? Comunque, quello che mi chiedevi, quello che mi chiedevi, non, cioè, non è variabile, può essere sottratto che... Non mi viene l'altra parola, l'opposto, non moltiplicato. Vabbè, ecco. Quello. Non può essere sia sottratto che al... Non mi viene la parola! E non mi ricordo in base a che cosa. Ma sono abbastanza sicuro che si potesse. Adesso finché non mi viene la parola, ci rimaniamo. Non moltiplicato, non diviso, non sottratto, aggiunto, sommato. Oh, sommato, ce l'ho fatta. Grazie. Grazie, sommato. Oh. Che paura, quanto vicino quello. L'audio, sbaglio, è più alto. Non so, mi sembra più alto l'audio. Ma di tanto più alto. Ma sono io? Passa un po' l'audio, fatto.
Però ragazzi, vi giuro, mi sembra molto più alto. Eppure non ho modificato un cazzo. Addio, addio, buona neve. Aspetta, adesso voglio leggere il nome. Sì, il nome, il motivo. Perché una volta ero bravo quando ero piccino, ora non so più fare un cazzo, quindi... Vabbè, chi se ne frega di questo. Comunque prima di tutto... Inizia il circo, ok. Non mi sa che lo stavo già dicendo, e indovino. Provenienza, alla fine dovevo sommare. In base a che cosa viene sommato o sottratto, però? Da che sei fresco di materia, non mi ricordo. Cioè, perché la domanda lì l'avevo capita. Ma ero rimasto in quel loop di, ok, può essere sia sottratto che sommato. È corretto fare entrambi, ma perché deve... E non sapevo risponderti, quindi sono stato zitto a cercare su Google. Un palo, il palo, il palo di nuovo, no. Vieni qua. Potevo strefarlo, ho sbagliato. Questo no. La signora Venezia. Venezia comunque il fatto che... Ah, scusa, rimane comunque il fatto che il profitto cazzo quella una volta. In che senso? È local? Ma quindi è finito completamente con tutti gli esami di economia? Non ce l'avrei più? C'è questo gran dispiacere nella tua vita? Normativa, tranquillo, ok. Quello manca anche a me, quello manca anche a me, quindi sarà divertente. Cioè, manca per molte cose. Perché appunto era, non era materia, mi sembra, d'esame, quindi non ce l'hanno fatto fare, ma la professoressa era un po' una cacazzi e ci ha fatto fare più di quello del dovuto, dicendo, vi porto avanti per le università. Così quando andate a fare economia, nessuno ha fatto economia del corso. Forse... No, nessuno ha fatto economia del corso.
No, forse sì, forse due ragazze. Ce n'erano tre, quindi non è questa grande. No, vedete, anche se non. Ah, non ho una combo per Amelia. Prima sono arrivato, ho spammato R1. Non sto scherzando, ho proprio spammato R1. Non ho fatto altro. Ma avete presente? Spammare. Ecco, ho fatto quello. Spammato R1. Lo sto ripetendo per farvi capire quanto non so come farla. Io arrivo e colpisco. Fine giochi di un fiato? Non è la cosa di. Come si chiama? Dai. Dai, che non mi viene il nome. No, comunque. Perché? Cosa dovrei venire a fare? Gitano? Sì, ma il canale dove lo fanno? Non usa il suo, ne usa un altro, no? Mi pare. Come si chiama l'altro? È una speedrun community, grazie. Ci sono io e c'è Willard. Che cazzo andate a fare voi due? Ma poi scusa, prendono gente a cazzo di cane? Proprio. Nel senso, non seguono, prendono tipo speedrun, cose simili. Ci sono invece che girano fra il bilancio, andiamo a prova del pubblico, ma come va pubblico? Solo test R1, che bello. Mark, l'hai aggiornato lo sito, tra l'altro? Me l'hai aggiornato lo sito? Me l'hai messa la Rangeless come World First, anche la non ho. No, vabbè, mi basta la Rangeless. La Rangeless è proprio quel puntino di. La rank che mi piace di più, la Rangeless. Dammi queste. No, ok. Ti uccido perché mi sei antipatico, non perché mi serve. No, finché non fai sì, non aggiorno più nulla. Va bene. Tu sei lo sapro, per. Tanto se Prendi vai nei questo. banner qua sotto, dove rank completato, ti porta a YouTube, manco, ma non al tuo sito di merda, hai capito? Te e Wix. Perché ho raccolto questo? E andava. Che non fa quella. Sarò un ottimo dittatore. Prima cosa. Ho tipo 5 persone da mandare dal team. No, 4. Una è uscita, è stata bannata pure, me ne sono dimenticato. Frecciatina, frecciatina. Scusatemi. E così che sei Wix? Sì, perché quando lo apro c'è quella cosa di merda. C'è scritto Wix in alto.
Ti giuro, ti faccio lo stesso identico sito, ma con la cosa di Google. Il link sarà lunghissimo, ma almeno è più carino. Quanto costa un dominio? Tipo 40 euro all'anno? Ma avevo guardato perché ero curioso quest'estate, perché volevo fare un sito e dicevo, vediamo quanto costa un dominio. Mi ricordo che costasse una follia. Ho giusto così player. Sì. Ah, Mark, e la cosa lì ce la faccio, eh. Ce la faccio a ricordarmi quello che stavo per dire. La cosa lì del mettere le notifiche anche per chi inizia da poco. L'hai più fatta? Non ho più guardato. Cioè, ho guardato per scrivere, cos'è, ieri, ma non ho guardato se ci fossero nuove stanze. Non ci ho fatto proprio caso. Mica costa 10 euro. Io forse posso non sapere come si. Per vederli, quello anch'io, quello pure io. Ma è la cosa. Mi viene un fastidio perché ce l'ho di fisso 80. T'ho missato come? Un po' gridi. Quello del team non succede? No, quello del team no. Ma non è di. Penso sia proprio diverso la. Come si scrive? Non mi viene! Ce la faccio, vabbè, hai capito. Mi viene dire HTML, però non so se erano scritte in HTML, non credo. Cioè, sì, però vaffanculo, non so parlare. Non so spiegare quello che voglio dire. Ho sbagliato. Ma non c'è neanche. Sì, è in HTML. Sì, lo è. Però non mi viene la parola con gli utili. Di programmare, regret. Ma no, ma per quello, veramente. Cioè, a parte gli scherzi, non è un fastidio. Cioè, è brutto vedere la scritta di Wix lì, per carità, sì.
Al massimo veramente ti sposti sui siti di Google che c'hanno il coso gratuito. Il problema è che il link è veramente bello lungo se non paghi. Cioè, perdi l'estetica, cioè prendi l'estetica del sito ma perdi l'estetica del link. Ma che cosa? Puoi fare i siti con Google, come c'è presentazioni, Excel di Google, cose simili, c'è anche cose per fare i siti. Che è molto meglio per grafica, però appunto l'unica rottura è veramente il link. Ma il link fa veramente cagare. Stava per colpire. Google Sites, qualcosa di simile, sì, credo. Ma sono hitless? Non lo... Molto carina, eh? No, no, non intendo il sì, intendo la scritta Wix che ti appare... Ti appare in alto. Quella col bannerino lì, non so come... che si chiami. È andato liscio, no? Sì. La BSB non so se mi ha avvelenato, non ci ho fatto caso. Penso di no. Cerchio. Cal, sai cos'è che ti frega? Non sto scherzando. Ti frega la pazienza. Perché cambi completamente umore quando iniziano a spammare. È una rottura, capisco, ma ti sconcentra tantissimo quella cosa. Lo vedo, cioè vedo che inizi a essere molto più aggressivo per velocizzare la fight e appunto è ris molto rischioso. Perché poi puoi fare tutto quanto veloce per il tempo perso. E so che è una cazzata. E poi magari sbaglio a dire. Però veramente. Ci sono delle ombre che fai magari allo stesso modo. Cosa stavo dicendo? Mi sono dimenticato. Oh, mi sono messo a leggere i messaggi, cercare di capire cosa stessi parlando, non mi pare. Okay. Ah, per verso grandire. Per il candela, i coltellini funzionano come i proiettili, se sta per castare. No, non è vero. Invece sì. Dovrebbe schivarli in teoria, però funzionano meno. Funzionano strano i coltellini. Una cosa buona per le ombre. Allora, immagina che questa sia la tomba enorme. E cerca di mandarlo, diciamo, qui il candela. Dove è visibile, dove è quasi lì. Cioè, è quasi dietro, ma non troppo. Metti qua c'è il piromante, ti colpisci il piromante e ti giri subito per il candela. Almeno non devi farti metà mappa, perché è bruttissimo questo metà mappa. Se riesci appunto baitai sempre la fiammata, però vabbè, quello lo sai, non devo ripeterlo. Non devo ripeterlo, non devo manco dirlo. Sono proprio cazzatine piccoline. E io potenzio 25. Mi conviene fare. Facciamo 15, perché per il fastidio personale. Probabilmente col tali no. No, no, cioè, sì, ma non è manco troppo quel problema. A volte non li schivano. I proiettili è molto più frequente che li schivino. Penso sia pure per la lentezza, però, effettivamente. Sì, hai ragione. Correvo per lui.
Ma sì, no, nelle tre successive lasciamo stare. Dopo che prendi Hit, il tuo cervello si spegne proprio, il cervello di tutti si spegne. Vabbè, è normale anche, ti giro il cazzo, perdono lì. Mio scudo? Grazie. Ti pare? Sì, sono normale. Si conta solo il primo try. Non so come sia Amelia. Ragazzi, io vado, chi se ne frega. R1. C'erano altri due siti che mi avevano consigliato, ma mi aveva consigliato un tipo che appunto li fa. Ma non mi ricordo come si chiamano. Credo, questi sono buoni, ma sono più per uso commerciale. Quindi a meno che non iniziamo a vendere qualcosa, non so quanto possa servire. Cioè, due siti dove puoi creare siti, no? Non so come. Metto le rotule. L'altro giorno. Aspetta, sto cercando di strutturarla. Ho preso Hit a casco e ho detto no, non mi piace. E quindi l'ho messa la BSB. Ma mi ha colpito anche la BSB, quindi avrei dovuto metterne due. E invece ne ho messo solo una. One cycle solo R1. Forse Rome One Cycle con solo R1. Prima stava quasi venendo. Perché ho tolto l'arma? Ah, Sekiro. È Sekiro che mi influisce sul cambio di oggetti, ecco cosa. Mi incazzo, non c'ho voglia. Sei tu quello che sta facendo strat? Vai, fallo te. Mai andare quando lui è qua sulle scale. Mai, perché può farti la torcia. E la torcia è quasi infattibile da schivare quando succede di fronte. Ricordatevi, ma io cosa ho fatto? L'ho fatto comunque perché sono un grandissimo coglione. Ecco cosa ho fatto. Scusatemi. Intanto mi odio.
E mo si piange. Era una cannone, eh? Com'era uno al cannone? Che era uno al cannone? Nell'anno di prima era venuto un villico qua. A rompere. Corto? Corto. Niente corto. Potevo cadere, ma avevo paura che il villico mi, dato che ero dietro il culo, mi facesse una. Cioè, mi seguisse e cadesse insieme a me. Mi colpisse cadendo. Ce la faccio a premere quello che. Non ho le mani oggi. Me ne servono 3, 2, 3. Questo è tutto. Evrono con X. Ciao, Bort.
Mi ha risposto mia madre e io ho detto buongiorno, no? Cioè, buongiorno. Vi pare qualcosa di strano? Buongiorno, come stai? Mi ha risposto con, adesso ve lo leggo. Buongiorno a lei. Qui tutto bene. Gesù si è incazzato. La butto lì. Allora adesso qui viene, dai. Non lo so, penso si è arrabbiata con me. Perché una carta fuoco? Hola, Guido. Gelatino! Golasso! Ho fatto pulizia del PC perché ero da. Era da 2 anni, SOT escluso. Quindi vabbè, lasciamo stare gli 80 giga di SOT. Che quando scaricavo appunto SOT, il PC aveva tipo massimo 5 giga di memoria ancora dentro. Ho fatto pulizia, adesso ne ho 30 liberi. Con SOT installato. Dovevi pulire. Aggiungere un disco. È un laptop di merda, Guido. Mai e poi mai. Ma siamo impazziti? Vole che iniziamo. Spammino? Dite spammino. Ho le mani congelate. Non sto scherzando, ma sto andando veramente, veramente lento. Ah!
Figlio di grandissimo. Di una grandissima scrofa, volevo dire. Ne ho un PC fisso? No. Non è quello che... No, non ce l'ho mai avuto. Prende il rete. Di riunioni. Che bello lavoro da casa. Cal, pro, no, pro no, contro del lavorare da casa. Perché vi giuro, io non trovo un contro. Non c'è un contro. Paghi di più l'elettricità di casa tua. Basta, credo. Ti sfanculi i ritmi. Vabbè, quello però è aspetta a te. Ti dice alzarsi, ti dice andare a dormire. Addio, ciao, Ani. No! Sono stato coglionissimo a spammare. Presente la definizione di coglionissimo? Ecco, quello che sono stato. Oh, sbanatemi. Ok, grazie. Faccio il danno. Hai preso il tasto. Rifigurati. Vaffanculo, allora, c'ha tutti i vantaggi del mondo. Io posso avere una macchina, che lusso. Io ne ho una del cazzo. Perché c'era un parente che diceva: questa devo buttarla, ora la rottamo o la do a qualcuno. E mio padre ha detto: va bene, la do a mio figlio, va bene. Tanto non la uso mai. È lì a prendere polvere. Non mi piace guidare, fa proprio cagare guidare. Proprio brutto guidare. Mi dispiace perché se vi piace, ma avete dei gusti di merda se vi piace guidare. È comodo, che sia chiaro, ma una rottura di coglioni incredibile guidare. Se la rubano, quindi. E se sono veloce, vabbè.
Ma la smetti di spruzzare? Aiuto! Non t'ho visto. C'erano le altre due esplosioni. Ragnetti che stavano esplodendo. Voglio questo. Ora. Rom è poco divertente. Un altro per strada, ma anche se non c'è nessun altro per strada è noioso. Oh mio Dio, seconda fase almeno, dai. Grazie. Mi dasse l'opportunità di attaccare sarebbe anche comodo. Questo mi sta fissando, quindi non posso attaccarlo. Ecco. Rottura di coglioni, Rom. Non posso perché c'è l'altro che mi fissa. Oh mio Dio! Vorrei darti un colpetto in corsa. Ma perché vi girate di continuo? Oh, te sei... Figlia di puttana. Dai.
Oh, quanti? Tutti insieme. Puoi fare... Thank you, come again. Cos'era? Apu? Apu dei Simpson? Ma te eri ancora full vita? È bello comunque, sto guardando anche le cose. Senza essere una merda. Guarda, ho provato a guardare un episodio, mi ha cagato il cazzo. Poi la persona con cui ho guardato, cioè, che mi ha consigliato, mi ha detto: no, provalo, guarda. Guardati almeno altri due episodi, che all'inizio è noioso. Arrivi all'episodio 3, e qua inizia a essere critico. È una merda comunque. Cosa devo dire? Alla fine. Lui è sto cazzo di tostapane. Ma è un microonde, vai, è quello che è. No, non ve le leggo, le discussioni su Steins Gate mi fanno proprio cagare, è proprio brutto come anime. Succede qualcosa? Wow! Quanti episodi ci sono? 13? Wow, cioè, vabbè. Non è quello il punto, ce ne sono 11 di episodi? Vai, dimmi che ce ne sono 11. Ok, il 12, il 12esimo è l'ultimo. Dovrei metterlo nel primo slot io, Elisir, effettivamente. Da cosa devo ricordarmela? Perché ogni volta sbaglio. Sapete che ridere sarà la loro morte quando mi colpiscono cadendo? Sarebbe ridere tantissimo. Tipo questo R1 varrebbe.
Ho gli R1 in roll. Cioè, ci sono troppe variabili di R1. Per dire che l'R1 in corsa non va bene, ma quello in roll o quello in caduta. Sono confuso. R1 se non plangi, non plangi R1. Va bene, resetta. No, aborto, non ne posso più. E poi. Non puoi. No, non ho capito, quindi no. Quindi vale il plangi. Ormai. Pa, pa, e quindi che cazzo è, mo? È una hit così. E non attaccarlo, beh, eccola. Per l'Imperium. La trovo se è una noite per l'Imperium. Non sto scherzando. Vedete le regole? R1. Anche Plunger Rank Warfare. No, non l'ho fatto correndo. Proprio nel titolo, eh. Perché quello in corsa avevo già detto prima che non si poteva. Il plunge ho pensato dopo averlo fatto. Invece che regular è una R1 Ollie, non lo so. Perché sei furbo? Non ci stavo pensando, perché è l'unica volta dove lo faccio, quindi no, mi era proprio passato di mente. Solo R1 più un plagio R1. Tra l'altro i backstep non hanno i frames, quindi. In teoria. Ho già comprato tutti i vestiti? Non lo so, non lo sapremo mai perché non ho fatto in tempo a cliccare. È un R1 Ollie, invece che regular è un R1 Ollie. Easy, qual è il problema? 45 forza. Easy, easy 45 forza. Nemmeno riuscire ad Amelia? Vero! È vero! No, minchia. Guarda che è difficilissimo farla senza Visceral, perché anche se non vuoi te lo prende, se gli gira male. Non so scherzare, è veramente, veramente difficile farlo senza il Visceral. Perché è il gioco che è stronzo.
Mi fa una paura incredibile quando mi carica, mamma mi si è paura. Cosa piange il Bisher? Si capisce le loro con L1 rido, no, no, no. Guarda, sto giocando con una cosa. Non sono manco con il normal grip sul lato sinistro. Ho un tasto. Cioè, ho solo il pollice sull'L. E basta, il resto è tutto dietro. Ma dietro proprio sotto il pad. Madonna, il più 8. Porca troia, è proprio uno spray. È inutile fare il più 8. Cioè, il più 6 va benissimo per una hit normale. È proprio inutile fare il più 8. Rompi, io ero senza. Cioè, la pastiglia era zero. Non è arrivata al massimo, manco alla fine. Vabbè, rottissimo. Non ho capito quello che state dicendo, quindi vi ignoro. Ah! Perché sta roba ridicola? Allora, ho quattro dita per impugnare il pad e il pollice sopra il pad, perché le altre quattro sono sotto, che tiene l'L3. Come lo spiego sta cosa? Permesso.
Ho solo il pollice solo analogico. Ma è quello che ho detto! Invece che dire analogico ho detto alle 3, però. Ma lì la nomenclatura, non è... Sotto, dietro alle pad grip normale. Andatemi a fanculo, tutte e 3. Il terzo non lo so. Qualcuno si mette davanti per essere il terzo. Si mette davanti? Si mette davanti, va benissimo, si mette davanti. Tutti quanti in coda. Ani, no, lasciami stare Ani, poverino, che prima si è offeso, mi ha detto addio. No! Mai in una gioia con te. Sempre sto dash. C'ho una luce dalla finestra che mi sta arrivando dritto nell'occhio destro. Mi sta dando un fastidio porco. Perché sono passato di qua? Non lo so, mi andava. Colpa di Cal che lo vedo fare e mi è entrata in testa di fare questa strada. Ma mi è imbenato, sì. Ma tipo, boh, 2 anni fa? Riammettetemi a neve, o impazzisco. No, non c'ho voglia di farlo io, fatemelo voi. E' venuto qui a prendermi un vaffanculo extra. Tieni. No! Ma chissà se esiste qualche account così. Cosa sto facendo? Ma aspetta, le gemme non ce l'ho. Perché sono venuto a mettere la gemma se non ce l'ho? Sono pazzo? Sono pazzo. Oh, 50 forza. Bella canzone. Curioso. Secondo voi con 3 R1 vando giù? 50 forza, 334 di danno. Arma più 8. Sì? Spero. Potrei anche non ucciderli, ma sono talmente tanto pigro di dovermi gestire. E fare questo è più comodo. Entri! Entri!
Bam 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 bam. Figlio di puttana che sta andando giù. Ora ti prego, Mikolas, non entrare, non entrare. Ti supplico, ti implodo, non lo so. Non entrare, ti prego. Anzi, se entri va bene, niente. Non venirmi contro. Ah, ero anche al limite, perché adesso tra poco si risvegliava tra poco la signorina là dietro. Buona riunione, Cal. No, 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 non voglio farla entrare perché devo fare sta cosa. Cioè, mentre Sekiro sto per switchare arma così. Eh sì, buongiorno. oggetti. Ce l'ho fatta. Ok. Questo non mi serve, ma ormai. È il sottopollice normale? Eh? Cioè, volendo potrei pushare e andare dritto da lei. Ma perché pushare quando posso rompere ancora di più il gioco? Io mi chiedo. Cioè, potrei andare a fare anche il più 10. No, il più 10 magari no. La vera sarà più lenta del solito. Gli R1 in roll?
Posso farli? Licenza IL1, vabbè, corro. No. Ok. Me ne dimenticherò mentre la faccio. Quindi la gabbia. Oddio. Vado per il danno o vado per lo spam? Mi sono risposto da solo. Pam pam. Pam 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 pam. C'ho sta luce negli occhi, mi sta dando un fastidio porco. Arrivo, date un attimo che la tolgo. Spengo il sole. Ho spento il sole. Hai bestemmiato, Mancio? Mi dà un fastidio porco. Aspettate che spengo il sole. Fastidio, oh Dio mio. Ma è consistente sta cosa? Colpetto! R1 Ollie. Invece che regular è un R1 Ollie. Che due palle. Io me lo faccio valere come R1 Ollie. Mie regole, mia run. Easy. Un giorno farò la regular. Quanto cambia il moveset di sta cosa? Ah, poi riprende come normale. Eh sì, poi riprende come quella normale. Cambia il primo danno. R1 Ollie, easy, easy, easy. Mai più. L1. L1 si fa quella con gli altri.
O gli R2. Questo sarebbe una... Va benissimo. Io me la faccio valere, non me ne frega un cazzo. Me la faccio valere come restrizione. È Pipelina secondo me? È due palle però. Cioè, è proprio noioso. Più che altro perché l'R2 caricato sarebbe bello se potessi modificare il... Cioè, sì, il routing, scusa. Le regole, nel senso che posso fare anche trasformati. Le ombre fanno cagare. Infatti. E poi gli R2 caricati probabilmente mi conviene veramente farlo a Ludwig. Di gran lunga mi conviene farlo a Ludwig, ma devo aspettare che... Un'ora e 16, è da troppo. GG.